Siamo con mister Criaco. Mister, una buona bovalinese che in settimana, sappiamo, settimana scorsa ha ottenuto una salvezza. Parlando a microfoni spenti prima della partita, ho affermato io una buona bovalinese in tutta la stagione, un miracolo quello della sua formazione, merito anche tutto suo. No, merito va diviso col direttore sportivo e con i ragazzi e anche con la società. Abbiamo fatto qualcosa, anche se ancora manca un punticino secondo me per la matematica. E da qui alla fine adesso abbiamo 3 partite, dobbiamo cercare di raccogliere il massimo da queste 3 partite. E è indubbio che abbiamo fatto qualcosa di miracoloso, perché siamo rimasti corti. Oggi eravamo ancora in 14, abbiamo battagliato anche oggi qui ad Acri, e non regalando nulla, perché la partita è stata una bellissima partita. Oggi forse le motivazioni dell'Acri hanno avuto la meglio su quelle della bovalinese, Acri che ricordiamo deve comunque ancora centrare la qualificazione play-out. Io credo che la bovalinese abbia fatto la partita che doveva fare, abbiamo tenuto molto bene il campo, abbiamo preso l'ampiezza quando c'era da prendere l'ampiezza. La profondità, io ho visto una buonissima bovalinese, abbiamo tenuto quasi sempre ed esclusivamente noi il pallino del gioco. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per pareggiare la partita, peccato per come è arrivato il gol, perché è arrivato da una palla inattiva. L'avevo detto ai ragazzi che avevo paura di queste palle inattive, perché poi loro sono bravi sul calciare con Marano, però va bene così e niente, adesso lavoriamo tutta settimana, vediamo un attimino, domenica abbiamo la capolista. Vediamo quello che c'è da fare. Allora, mister Andreoli, allenatore dell'Acri, 4º risultato utile consecutivo per l'Acri, 3 vittorie nelle ultime 4 uscite, questo è il passo giusto per arrivare alla salvezza? Beh, è importante il risultato di oggi, perché comunque devo fare i complimenti alla bovalinese, è una bella squadra, è venuta con grande piglio, con una squadra che comunque era tranquilla, quindi si sa che quando c'è la tranquillità di una salvezza acquisita poi le giocate escono pure con una certa facilità, però sono organizzati bene e il risultato è figlio sicuramente di questo atteggiamento che abbiamo visto anche oggi, quindi complimenti a loro, complimenti anche a noi, perché alla squadra soprattutto, perché non era semplice, perché ormai il peso del risultato a tutti i costi è una cosa importante, insomma, che può fare la differenza. In alcune situazioni abbiamo visto un po' di paura, un po' di timore da parte della squadra, però era importantissimo il risultato, l'abbiamo raggiunto e guardiamo al futuro con un ottimismo diverso.